Scattare il nostro cronometro in questo momento, sono le ore 15.02, comincia Fortis Juventus Antella nel ruolo di trequartista, tanto Bruni dentro per Serotti, va a calciare l'uscita pronta di D'Ambrosio, al quale fare gol è sempre un'impresa, tanto il rimpallo chiede il fallo di mano e c'è il calcio di rigore per la Fortis Juventus. Calcio di rigore per la Fortis Juventus, attendiamo la decisione del direttore di gara che invece assegna calcio di punizione. Parte Bruni suo destro sulla barriera, poi Mazzolli prova la battuta, gala alla Fortis con Elia Guidotti, il destro di Guidotti e la palla sul fondo, non di molto. Violi scala al centro Mazzolli, punta l'avversario Mazzoni, il cross sul secondo palo e Becchi ci deve mettere la mano. Grande assembramento in area di rigore Mugellana, il colpo di testa di Rontini che non riesce a dare forza ma che arriva prima degli altri. Pallone dentro intanto per Guidotti, che viene chiuso in calcio d'angolo. Vizio per Serotti, subito la battuta di prima, in area di rigore, la palla che non arriva, formazione Mugellana, ancora dentro per Bruni, prova la girata e il pallone che esce di un soffio. E qui la prima frazione, Fortis Juventus 0, Antella 0, con il primo tempo che si è concluso in ritardo con ben 5 minuti di recupero, il possesso del pallone, poi il cross in area di rigore verso Tacconi, prova il colpo di testa su Bonifazi, quindi Mazzoni. Spostatosi sull'auto di destra, gran dribbling di Mazzoni, pallone sul mancino che può calciare, attenzione Mazzoni, la palla sul fondo, poi Mazzolli, prova a calciare, Mazzolli traversa piena, poi Guidotti, la palla in rete, lì a Guidotti, il vantaggio della Fortis al 13° minuto di gioco. Attenzione, va a prolungare Bonifazi che poi tocca per il calcio di rigore per l'Antella. Qua parte Olivieri, il suo sinistro, la palla in rete, il pareggio dell'Antella al 18° minuto di gioco. Olivieri si è guadagnato il rigore e lo ha trasformato. E c'è stavolta l'espulsione di Merciai. Espulso Merciai per proteste. Avevamo detto che più volte ha rischiato l'ammonizione. Stavolta è andato oltre probabilmente Merciai. E viene espulso il centrocampista dell'Antella. Parte Serotti, il suo destro direttamente verso la porta e D'Ambrosio concede calcio d'angolo. Col corner in area di rigore, prova a cercare la palla a calzolaio, palla che resta lì, poi Mosti Falconi, prova la battuta, la parata di D'Ambrosio, prova a servire Papini in area di rigore, il cross di Papini per il tocco con un gomito da parte del difensore dell'Antella, chiedono il calcio di rigore i giocatori della Fortis. Formazione fiorentina con Olivieri dentro per Posarelli, è solo Posarelli, può calciare e c'è la parata di Becchi. Ma c'era il fuorigioco misterioso in questo caso. Il destro di Mosti Falconi, colpo di testa che non arriva per un soffio da parte di Nicolò Del Pela. In questo momento la partita finisce sull'1-1. Fortis Juventus 1, Antella 1. Ancora una delusione casalinga per la formazione borghigiana. Cioè, gli avversari hanno fatto la loro partita, però loro non hanno mai tirato in porta e solamente su un cross abbiamo preso i rigori. Noi sapevamo di incontrare una squadra che la loro forza era chiudersi, seconde palle, abbiamo avuto un'occasione dopo 2 minuti e dopo le partite sono episodi, però purtroppo la situazione è questa, non riusciamo, tutte le volte si va in vantaggio, a cercare di essere più sereni, perché anche oggi abbiamo preso gol su un errore a centrocampo che se eravamo soli. Si è perso palla e ci hanno fatto il rigore. C'è da lavorare, i ragazzi sono dispiaciuti perché anche oggi, insomma, anche alla fine siamo stati per penso 70-80 minuti dentro l'area di rigore, non abbiamo avuto la lucidità oppure l'ultimo passaggio decisivo per vincere la partita. I ragazzi hanno risposto, anche se anche nelle altre giornate, insomma, nonostante si stia giocando contro squadre non attrezzate di più, perché visto che ho la possibilità, questo è un ballo in maschera, questo campionato, dove ci hanno invitato a partecipare, abbiamo risposto, non ho tirato fuori dall'armadio una maschera vecchia con sopra tutta la polvere, a differenza di altri, però noi l'obiettivo è questo, però il rispetto ci vuole sempre da parte di tutti. I ragazzi sono stati eccezionali perché ho molti dubbi sia sull'espulsione di Merciai sia su tante situazioni che si sono verificate in questa partita, per non parlare poi, meno male che Posarelli non l'ha buttata dentro, perché l'ultimo fuorigioco, insomma, è una cosa
una cosa molto, molto grave, cioè quello che ha fatto il guardalinee, perché insomma era lampante proprio, non era fuori gioco. Però si sbaglia tutti. Ai ragazzi, dopo una settimana in cui è dall'inizio del campionato, di questo torneo, che dico che ce la giocheremo con tutti, faremo la guerra a tutti, perché sennò è inutile partecipare. Come ho detto ora, siamo i più poveri, i più quello che tu vuoi, però voglio rispetto da parte di tutti, rispetto, perché non si è mai mancato rispetto. Le squadre alari giocano con grinta, i fenomeni c'hanno tutti gli altri. Noi si gioca in questa maniera qui, con ragazzi pressoché molti di loro sconosciuti al grande calcio dell'eccellenza. E siamo questi. E quando giocano in questa maniera qui, con questo attaccamento, con questo senso d'appartenenza, non posso altro che fargli un plauso, perché poi le squadre che si sta giocando contro sono tutte nettamente più forti di noi.